Nei giorni scorsi l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII de Cireale ha ospitato il convegno L'amore ai tempi dell'adolescenza, dal legame patologico all'autotutela, organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia, patrocinato dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione, Servizio di Psicologia Scolastica e con la collaborazione del Coordinamento Regionale Psicologi Scolastici. È un progetto pilota che abbiamo recepito da diversi incontri proprio col Presidente dell'Ordine degli Psicologi di Sicilia e la città in cui si sta portando avanti il progetto in provincia di Catania. Siamo solo noi perché crediamo tantissimo nella prevenzione di questo che è ormai diventato veramente una tragedia, questa della violenza contro le donne, e quindi crediamo che la scuola sia veramente il primo punto, è il punto di partenza per cercare di sviluppare questa consapevolezza del sé sia da parte delle ragazze che dei ragazzi, e il rispetto reciproco, il rispetto della diversità. Quindi gli psicologi hanno lavorato con questo progetto, è un progetto pilota, quindi abbiamo iniziato quest'anno alla Giovanni XXIII. Mi auguro che si possa portare avanti e anche addirittura cominciare dalle scuole elementari, perché più presto si inizia e meglio è, proprio per creare questo rispetto verso l'altro. E in questo progetto sono coinvolti, oltre che i ragazzi delle terze medie, ci sono degli incontri specifici con i genitori e con i docenti, e quindi cerchiamo di dare gli strumenti perché si possa portare avanti, ecco, questo concetto dell'amore adolescenziale che non diventi patologico.